Ciao a tutti amici coltivatori, come va? Abbiamo finalmente video su come si impollinano le saracenie. Allora, primavera, grande mese di piante che sbocciano, fiori che salgono, ascidi che sciopano, quindi è bellissimo. E alcuni tagliano i fiori perché dicono che tolgono via un po' troppa energia alla pianta, che può essere più o meno vero, però non più di tanto, secondo me. E possiamo pensare di impollinare i fiori e ottenere qualche seme. I fiori delle saracenie sono veramente qualcosa di spettacolare, sia dal punto di vista visivo, sia anche dal punto di vista dell'intelligenza della pianta proprio, perché la parte maschile e la parte femminile sono tenute a distanza per evitare l'autoimpollinazione. L'impollinazione avviene da parte degli insetti, dei bombi, delle api e anche delle formiche, soprattutto degli imenotteri, diciamo, di quel tipo di insetti là. In teoria si può anche, e anche in pratica, impollinare lo stesso fiore della stessa pianta. Però se volessimo incrociare delle piante diverse, creare degli ibridi, cosa molto consigliabile perché c'è una variabilità enorme, dobbiamo isolare il fiore per evitare le impollinazioni casuali, perché se no dopo sappiamo chi è la madre, ma non sappiamo chi è il padre. Ok? Cioè, se abbiamo due piante, una flava e una purpurea, ci viene fuori una saracenia catesbei, è abbastanza ovvio, ma se abbiamo 200 piante, non sapremo mai qual è la pianta padre. La prima parte del tutorial si concentrerà su come isolare il fiore, mentre invece la seconda parte sarà sulla parte dell'impollinazione vera e propria. Detto questo, passerei al tutorial. Buona visione! Per impollinare le saracenie e costruire un sacchettino che impedisca la fecondazione casuale dei fiori da parte degli insetti, i materiali che ci servono sono un telo in tessuto non tessuto, una graffettatrice, dei cartellini possibilmente forati, dei cotton fioc, un pennarello indelebile, un rotolo di spago e delle forbici. Tagliamo il tessuto non tessuto ricavando un fazzoletto di circa 20 cm x 30. Pieghiamo ora il fazzoletto per ricavare una sorta di sacchettino. Chiudiamo sui due lati con la graffettatrice. Inseriamo il fiore nel sacchettino e chiudiamo con lo spago. Il nodo deve essere stretto abbastanza da evitare il passaggio anche ad insetti molto piccoli, come ad esempio le formiche. Lasciamo il sacchettino finché il fiore sarà maturo e pronto per essere impollinato. Il periodo più fertile in genere è compreso tra i 2 e i 7 giorni dopo il dispiegamento completo dei petali. Tutto chiaro fino a qua? Ok. Allora adesso lasciamo passare qualche giorno finché i petali sono aperti, il fiore è maturo. E un consiglio che vi posso dare quando si crea l'ibrido è di utilizzare una pianta con fiore grande come pianta madre e la pianta con il fiore più piccolo come pianta padre, questo perché successivamente avremo un ovario più grande che porterà a maturazione molto più semi. Per esempio, la Saracenia Brooks ha un fiore che è grande il triplo del fiore della Saracenia Rederi, quindi impolliniamo la Saracenia Brooks che ci porterà a maturazione 200 semi utilizzando il polline della Rederi, per esempio. Questo è un piccolo accorgimento, un consiglio che vi posso dare. Detto questo, vediamo la parte sull'impollinazione. Come prima cosa, riportiamo sul cartellino il nome dell'incrocio che andremo a creare. Convenzionalmente si scrive prima il nome della pianta madre che porterà a maturazione i semi e poi quello della pianta padre da cui invece prelevremo il polline.
leghiamo ora il cartellino sullo stelo florale della pianta madre. Liberiamo i fiori dai sacchettini anti-impollinatori. Quello che andremo a fare ora è portare il polline dalla pianta padre alla pianta madre. Solo a titolo di esempio sezionerò il fiore per rendere più chiaro come si procede. Dall'ombrella della pianta padre dobbiamo raccogliere il polline e portarlo sui 5 stigmi della pianta madre. Facciamo questa operazione con il cotton fioc. Se impolliniamo più piante, è importante utilizzare ogni volta un nuovo cotton fioc, onde evitare l'inquinamento del polline, che renderà vana la creazione dell'ibrido che ci eravamo prefissati. Ecco come si svolge l'operazione in concreto. Dopo qualche giorno i petali cadranno naturalmente e se l'impollinazione ha avuto successo, l'ovario incomincerà ad ingrossarsi portando a maturazione i semi durante tutta l'estate. Ok ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questa nuova impostazione del canale e ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi!